compagni. Si dice compagni, no? Il desiderio di qualcosa di nuovo, lontano dal repertorio fascista, è urgente. Non è caduto soltanto un regime, è morta una cultura, una società. Oh, ci sono ancora i cadaveri dei partigiani e dei fascisti fucilati per le strade. Il cadavere di Mussolini è ancora a Piazzale Loreto. E voi, signori del vecchio teatro, ma non lo volete capire che un ciclo è chiuso per sempre? Qualcosa d'altro pulsa sotto le ceneri del nostro paese. Noi creiamo un teatro con una grossissima motivazione d'arte, sì. E insieme la solidità di un'azienda. E insieme la consapevolezza morale della struttura pubblica. E insieme anche un rapporto assolutamente nuovo, tutto da inventare con il pubblico. Ma non così il pubblico da organizzare, no, con tutta la società nell'ambito della quale questo teatro opera. Insomma, noi diamo a Milano il primo teatro della città di Milano. Giorgio, ma tu te la senti di fare del teatro? Paolo, se tu te la senti, io me la sento. Noi non crediamo che il teatro sia un'abitudine mondana o un astratto omaggio alla cultura, no. Il teatro resta quello che è fin dalle sue origini. Un luogo dove una comunità ascolta una parola, da accettare o da respingere. I prezzi del piccolo teatro saranno alquanto inferiori a quelli dei teatri privati. Giorgio, nemmeno uno spettacolo semplice, nemmeno un lavoro in abiti moderni, tutti con 3 o 4 scene, canti, musiche, balli, costumi. Per il Grassi cittadino va benissimo, io ne sono felice, ma il Grassi conduttore dice: come pagare? Falliremo! E noi non ci comprendiamo, Giorgio! Tu sei nervoso, ma io sono irritabile! Tu sei stanco, ma io sono logoro! No, io mi rifiuto! Io mi rifiuto, quale amministratore di un ente pubblico, di non tenere in considerazione quella che si chiama opinione pubblica, alla quale è mio dovere portare rispetto, estrema attenzione. La casa trema, Nina. Siamo rimasti io e te. Fioriranno le critiche negative? Sono pronto. Si accenderanno ceri votivi per il fallimento, la chiusura. Sono pronto a tutto, Nina. Io sono pronto alla risposta di Milano. Ma non intendo essere un sovrintendente rutinario, signori. No. Il gioiello della città di Milano deve essere di Milano, non di quegli spettatori baroni che comprano l'abbonamento, occupano un posto e lasciano le recite vuote. L'arte non può avere padroni. Non riesco a sopportare che si parli mentre l'orchestra suona. C'è questa leggenda per cui la musica copra tutto. No, la musica non copre un bel niente. Dal mio palco ho sentito un grande vociare da dietro le quinte. L'altra sera c'è stato un movimento di sipario prima che il sipario fosse aperto. Non siamo in un teatro di provincia per poterci permettere queste leggerezze. Nel Trionfo di Radames una canottiera usciva dalla corazza di un soldato. Se passano queste incurie siamo finiti. Tutti finiti.